Ciao, sono Simone. Con questa tavola da SUP gonfiabile ho navigato su tutti i navigli che circondano Milano e per fare tutto questo in maniera ecologica ho trasportato sempre la tavola gonfiabile quando era sgonfia con una bicicletta pieghevole. Quando invece navigavo la bicicletta pieghevole era piegata e alloggiata qui davanti. Sono stati in tutto 200 km che ho fatto pagaiando e 215 km che ho fatto pedalando, dormendo in tenda con le tende di Bertoni, con tutta attrezzatura di campeggio. È stata un'avventura che mi ha fatto scoprire una bellezza dietro casa. Avevo già navigato sul naviglio grande perché mi occupo di canoa qui sul naviglio grande per conto a Canottieri San Cristoforo. Avevo già navigato su un pezzettino del naviglio pavese e un pezzettino della Martesana l'avevo fatta e mi mancava il naviglio di Bereguardo, il canale Villoresi e la discesa integrale della Martesana e del naviglio di Pavia. E quindi ho deciso di gettarmi in questa avventura che è durata una settimana di navigazione e di pedalata. La circonnavigazione di Milano l'abbiamo concepita come un'avventura di prossimità, nel senso che era una cosa che non era mai stata fatta prima, non avevamo dei grandi punti di riferimento, tant'è che abbiamo spesso dormito, diciamo, in campeggio libero. Ed è stata un'avventura totale perché non era mai stata tentata prima, per cui non eravamo neanche sicuri né di portarla a termine né di riuscire a stare nei tempi. Abbiamo avuto chiaramente la nostra bella dose di imprevisti che abbiamo dovuto fronteggiare, e perché altrimenti non sarebbe un'avventura, insomma. Consorzio Villoresi ci ha aiutato tantissimo, ci ha fornito le mappe, ci ha detto esattamente i tratti sui quali potevamo navigare, i tratti su cui era assolutamente necessario navigare e i tratti in cui ci concedeva in maniera straordinaria di navigare. Quindi è stata sicuramente una settimana intensa e che ci ha donato però una bellezza incredibile e dei ricordi straordinari, andando alla ricerca del vero ruolo di Leonardo da Vinci sui navigli.